Anche i senesi, come tutti gli altri italiani, nell'estate del 1914 apprendono la notizia che è scoppiata la guerra tra l'Austria-Ungheria e la Serbia, che coinvolge subito le altre grandi potenze europee che si schierano, per via delle alleanze, dall'una o dall'altra parte. Ciò che accade oltre confine non solo si viene a sapere tramite la stampa, ma anche attraverso le testimonianze delle centinaia di senesi rimpatriati dai paesi in conflitto. Tutti i sindaci segnalano al prefetto il numero dei propri cittadini rimpatriati, soprattutto da Francia e Germania. Ad esempio, a San Gimignano tornano 50 braccianti e a Sinalunga 100 lavoratori, per lo più manovali, muratori, operai e braccianti. In certi casi alcune famiglie di rimpatriati hanno bisogno d'aiuto. Il 12 agosto 1914 il comune di Poggibonsi segnala al prefetto la vicenda di una madre ritornata dalla Francia che con i 4 figli piccoli dorme sulla paglia. Drammatica è anche la situazione degli ex emigrati che nel senese non riescono a trovare un lavoro e che prendono carta e penna rivolgendosi alla prefettura. Decine di rimpatriati di Monticiano scrivono al prefetto perché convinca il consiglio comunale a deliberare la costruzione di opere pubbliche per impiegare la manodopera locale. Durante il periodo della neutralità dell'Italia, anche nel senese, soprattutto sulla stampa, si infiamma il dibattito sull'adesione o meno alla guerra. I giornali nazionali e locali si dividono sostanzialmente tra interventisti e neutralisti. Un dibattito molto acceso, quasi di una spaccatura tra appunto un fronte favorevole all'intervento ed uno favorevole invece alla neutralità. Era il segno di una grande vitalità e anche di una grande libertà di opinioni in un momento drammatico per la storia del paese. I vari giornali locali senesi, rispecchiando ideali nazionalisti, cattolici, repubblicani, socialisti, eccetera, si schierano o contro la guerra o per il conflitto a fianco, ad esempio, dell'intesa. I cattolici senesi sono un po' zitti, sono un po' silenziosi sulla neutralità. Ovviamente non possono non aderire alle linee nazionali, ma lanciano qua e là qualche messaggio di appoggio, non neutralità alla neutralità, cioè noi ci siamo e dobbiamo contare in qualche maniera. In questo contesto, all'inizio del 1915, in varie zone della provincia si segnalano proteste per l'aumento del prezzo del grano e quindi del pane, che culminano con uno sciopero generale alla fine di gennaio. Intanto, tra i senesi c'è chi comincia ad organizzarsi in vista della sempre più probabile entrata in guerra dell'Italia. Signore appartenenti soprattutto all'aristocrazia o all'alta borghesia fondano il Comitato per la Patria con il compito di aiutare il paese in caso di bisogno. In marzo si costituisce poi il Comitato Senese per la mobilitazione civile in caso di guerra. Sostegno dell'ingresso dell'Italia in guerra lo dettero piuttosto le classi dirigenti di Siena e dell'intero territorio provinciale, con la nobiltà in testa. Molte grandame in particolare a fondare dei comitati che avevano tutti quanti un unico denominatore, quello di preparare la città alla guerra. Nelle campagne i socialisti neutralisti fanno propaganda per dire no al conflitto. Tuttavia, nella primavera del 1915 ormai è chiaro come l'Italia stia per abbandonare la neutralità. Il fascio interventista senese è molto attivo in città, anche grazie al sostegno di tanti studenti universitari. Durante le cosiddette radiose giornate di maggio di dannunziana memoria non mancano a Siena scontri tra interventisti e neutralisti, come quello del 15 maggio, in occasione di una manifestazione indetta in centro a favore della guerra, appresa la notizia delle dimissioni del presidente del Consiglio dei Ministri Salandra. Il fascio interventista mise in piedi numerose manifestazioni, conferenze e anche un corteo. Pensò bene questo corteo di passare davanti alla Casa del Popolo. Cominciò inevitabilmente uno scontro con i socialisti, iniziato lì, continuò in via Montanini e poi a suon di calci e di calzotti lungo il corso. Con l'arrivo delle cartoline precetto, già da inizio maggio cominciano a partire i primi richiamati nell'esercito.
In tutta la provincia si tengono commoventi addii, accompagnati in certi casi da proteste come leggiamo nei rapporti delle forze dell'ordine. Il 10 maggio 100 persone accompagnano fino all'estremità del paese i richiamati da radicondoli gridando "Abbasso la guerra". A Chiusdino, 200 persone di Ciciano addirittura provano ad impedire la partenza dei propri compaesani. Chiusdino, dove 200 manifestanti, prevalentemente provenienti da Ciciano, dettero vita, proteste e solidarietà nei confronti dei giovani che stavano andando sotto le armi. A Poggibonsi, il locale ufficio di pubblica sicurezza, il 9 maggio scrive al prefetto che il malumore nella popolazione va crescendo perché molti richiamati lasciano famiglie, mogli e figli in condizioni bisognose. Alla ferrovia specialmente si verificano sempre scene commoventi di distacco fra madri e figli, fra mogli e mariti con i piccoli figli. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra contro l'Austria-Ungheria. Saputa la notizia, a Siena un gruppo di giovani tiene un corteo per le vie cantando inni patriottici mentre il tricolore sventola sulla torre del Mangia. Il 25 maggio il conte Silvio Piccolomini di Pienza è a Roma a cenare con l'interventista D'Annunzio che in quell'occasione tiene un'orazione. L'orazione si concluse con la promessa di ritrovarsi tutti, o vivi o morti, e a suggello di questa promessa fu firmato un documento che non era altro che il retro del menù del ristorante e dove appare appunto il nome del D'Annunzio circondato dalle firme di tutti gli intervenuti a quella cena, fra cui i nomi di Silvio e Anna Piccolomini. Quando i soldati lasciano la città, in certi casi vengono organizzate delle manifestazioni per salutare i partenti, come racconta la vedetta. Ci si riunisce in Piazza Indipendenza, si va alla caserma Santa Chiara e da lì, una volta uscito il gruppo di soldati, lo si accompagna alla stazione attraversando le vie cittadine tra applausi e lanci di fiori. Con l'entrata in guerra dell'Italia, i giornali sono sottoposti a censura. I fogli socialisti senesi, che per tutto il periodo della neutralità si oppongono al conflitto, chiudono i battenti. Tutti gli altri sono controllati attentamente e capita spesso di trovare porzioni di articoli imbiancate. Le forze dell'ordine intensificano i controlli sulla popolazione e segnalano i presunti casi di antipatriottismo o disfattismo. Particolare attenzione è rivolta già dal periodo della neutralità ai preti sospettati di diffondere idee pacifiste o, peggio ancora, di essere austriacanti. Un parroco, Don Olinto Fralassi, che viene accusato di aver detto durante un'omelia che i soldati italiani dovrebbero essere benedetti perché vanno a un inutile macello. C'è una denuncia nei confronti di questo parroco, però tutto poi rientra perché questo stesso parroco è uno dei più grandi sostenitori dell'opera di assistenza ai profughi e ai coloro che vengono dal fronte. Partono quindi anche dal Senese i soldati per raggiungere il fronte. C'è chi si arruola volontario come Fabio Bargagli Petrucci. Interventista, nelle sue lettere e nel suo diario si leggono tra le righe questo suo desiderio di servire la patria per amore. Lo scoppio della guerra lo coglie, tra parentesi, anziano, intorno ai 40 anni. Anche il vicepresidente del Monte dei Paschi, Carlo Mocenni, per assenso di responsabilità, sente il bisogno di partire documentando attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica il conflitto in atto. Monte dei Paschi, dove era stato per un discreto periodo vicepresidente. Già non più giovanissimo e con un grado, tra l'altro, di capitano, ha ripreso e si è presentato volontario. Era un militare e come tale riteneva suo dovere dover partecipare alla guerra. Il senso del dovere, il senso della responsabilità. In giugno cominciano ad arrivare a Siena i primi profughi dalle terre friulane occupate dagli italiani, in primis da Gradisca. La gente fugge dalla guerra e si riversa nelle province della nuova patria. Stando a quanto si legge nelle cronache dell'epoca, i senesi non si aspettano l'arrivo di così tante persone che inizialmente vengono ospitate in camerate cosparse di paglia a Sant'Agostino.
In via Sallustio Bandini sorge poi, in tempi rapidi, un asilo per i profughi. In attesa degli aiuti governativi, questa gente è assistita dalla cittadinanza che invia, per esempio, indumenti. I profughi, delle Terre Redente, vengono accolti anche in varie località della provincia. Nell'agosto 1915, ad esempio, il medico provinciale protesta perché a Sarteano, tra le 58 persone arrivate, ce ne sono alcune malate, pure con il morbillo. Per evitare la propagazione delle malattie, sarebbe opportuno, scrive il medico, che la prefettura di Firenze trattenesse i malati. Sempre a proposito di sanità, anche a Siena, dove distanza l'87° reggimento fanteria, durante la guerra si intensificano i controlli nelle case chiuse frequentate da molti soldati, come quelle di Via del Rialto, Via delle Vergini e Via di Castelvecchio. In questi bordelli si contraggono spesso malattie veneree che vengono subito segnalate all'ufficio del medico provinciale presso la prefettura. Sono centinaia i rapporti inviati dall'infermeria reggimentale che comunica in quale casa chiuse, con quale prostituta il militare avrebbe contratto la malattia. Le segnalazioni riportano solo descrizioni fisiche sommarie, oppure il soprannome o la provenienza. Una volta identificata, la donna viene visitata ed eventualmente ricoverata nella sala celtica dell'ospedale. Intanto, in giugno, a Siena, la giunta municipale delibera la sospensione delle corse del palio. E anche le contrade, per tutto il periodo della guerra, annullano le tradizionali feste annuali. Tutte le contrade sospesero quelle che erano le feste titolari, le feste annuali di onoranza protettori. Molte consorelle decisero di destinare i soldi per le feste annuali, invece, alle famiglie dei richiamati. In quei giorni si accende a Siena un dibattito, anche sulla stampa, in merito all'idea di cambiare l'emblema della contrada dell'Aquila, che rispecchierebbe troppo quello asburgico. Di questa proposta, che poi non avrà seguito, parlano anche i contradaioli al fronte. Appassionato della contrada dell'Aquila, scrive una lettera dal fronte dove dice non riesce a appassionarsi a questo grave problema che hanno nella contrada dell'Aquila, se fare o no delle bandiere con un'aquila con una testa sola, dato che l'aquila bicipite non godeva di grande simpatia in quel momento. È molto spiritoso. Ben presto i senesi si accorgono come la guerra porti lutti. La stampa, infatti, se da una parte pubblica le lettere e i saluti patriottici dei soldati al fronte, dall'altra presenta settimanalmente l'elenco dei caduti. Presentavano i giornali senesi ogni tanto l'elenco dei caduti. E in questo elenco dei caduti ci sono anche così notazioni abbastanza curiose, diciamo così. Per esempio, non so, uno dei primi caduti senesi è questo Amedeo Boscagli, che muore con la maglia della Robur addosso. Ai soldati morti si sommano, giorno dopo giorno, quelli mutilati o feriti. Proprio nell'assistenza di questi ultimi, Siena è protagonista per tutta la durata del conflitto. Il suo ospedale Santa Maria della Scala si organizza per accogliere i militari, aprendo ulteriori corsie in altri edifici, come all'ex convitto normale femminile e al collegio Tolomei. L'ospedale di Santa Maria della Scala, che aveva 500 letti. E allora furono ampliate le corsie, perché non si poteva eliminare i civili, per creare piccoli ospedali intorno, ecco, circostanti, piccoli, trasformando vecchie strutture, quindi collegi, convitti, alcuni a Santa Teresa, qualcuno anche al Pendola stesso, fu sgombrato. Tolomei ce l'ha sempre fatte delle corsie. Anche lì. E fu individuato l'asilo dei vecchi impotenti, che si trova lì vicino a Porta Laterina, da adibirlo a ospedale sussidiario, data la sua vicinanza con l'ospedale Santa Maria della Scala. Le suore di Santa Laterina prestavano servizio proprio presso l'asilo dei vecchi impotenti e dettero una mano anche a questo nuovo ospedale militare. Sono tantissimi i telegrammi che annunciano l'arrivo alla stazione di Siena di feriti dalle zone di guerra e che chiedono ad esempio un certo numero di barelle per trasportare gli infermi. Un ruolo importante lo svolgono quindi la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Siena. Il lavoro più grosso era quello della assistenza e dei feriti che arrivavano alla stazione ferroviaria. Organizzavano i soccorsi tramite sia mezzi a cavallo sia attraverso le nuove ambulanze che avevano e le portavano nei vari ospedali.
I feriti vengono accolti anche negli ospedali della Croce Rossa aperti in provincia grazie all'ausilio di privati che mettono a disposizione le proprie ville. Il numero uno era quello in Piazza d'Armi, l'ospedale territoriale numero due fu quello stabilito nella villa di Castelnuovo Berardenga, che era di proprietà del conte Guido Chigi Saracini. Il numero tre era quello invece della villa della Suvera, che era con lo stesso spirito umanitario messa a disposizione dalla famiglia Bichi Borghesi. Poi in provincia di Siena c'erano altri due ospedali minori, uno a Poggibonsi e uno a San Gimignano. Il ruolo delle Croce Rossine, provenienti principalmente da famiglie nobili o borghesi, è importante non solo per l'attività svolta, ma anche perché mette la figura della donna in primo piano. Due sorelle sclavo, che erano figlie del mio bisnonno Achille, che fecero questi corsi accelerati per poter operare nell'ospedale territoriale numero uno. Le Croce Rossine senesi operano pure al fronte. Tra queste c'è Elena Riccomanni, che è impegnata nell'ospedale militare Valvason di Udine a prestare soccorso ai prigionieri nemici feriti e che muore nel settembre 1916. Con la Croce Rossa, alla guida di un'ambulanza, parte volontario anche il conte Guido Chigi Saracini. Il suo diario è significativo per la lucidità con cui questo giovane conte vede la posizione dell'Italia nella guerra. Quindi non ho mai creduto a questa fola dell'irredentismo, ma speriamo bene, dice lui. Oltre alle cure sanitarie, negli ospedali senesi non manca l'assistenza ai feriti prestata da volontarie che si recano sul posto per scrivere cartoline alle famiglie dei ricoverati, molto spesso analfabeti. A Natale poi giungono i doni offerti dai comitati grazie alle sottoscrizioni dei cittadini. Arrivano a Siena anche tanti soldati colpiti da esaurimenti nervosi o da traumi. Per loro si aprono le porte del manicomio di San Niccolò a Porta Romana, mentre nei locali requisiti della Pendola funziona un centro per il recupero dei soldati neurolesi. I disturbi psichici erano frequentissimi, le cosiddette nevrosi da trincea. E Siena divenne veramente un importante raccontagrassi, il centro di raccolta di questi gente fu curata. Purtroppo accadono anche tristi fatti di cronaca, come quando nell'ottobre 1915 un soldato ferito alla mano, ricoverato all'ospedale di riserva di Siena in attesa di essere inviato al manicomio, si suicida gettandosi in un pozzo. Si ammazza nel marzo 1916 in un podere fuori Porta Tufi a Siena anche un soldato 24enne in licenza di convalescenza a casa in seguito ad un ferimento in battaglia. Il ragazzo si getta in un pozzo a pochi giorni dalla scadenza della sua licenza. Non ci sono solamente i soldati feriti o i profughi di cui prendersi cura. In provincia di Siena tra le priorità c'è l'assistenza alle famiglie dei richiamati. Per questo sorge in ogni comune almeno un comitato di soccorso o d'assistenza civile che collabora strettamente con le autorità locali. Questi comitati, una volta scoppiata la guerra, continuarono ad avere un ruolo di una certa rilevanza. Furono loro che, sotto l'egida governativa, in tutti i comuni della provincia, a Siena in particolare, organizzarono la beneficenza e la solidarietà. Questi comitati, a Siena ce ne sono tre, assistono le famiglie dei richiamati erogando sussidi a chi non ha diritto a quelli governativi, gestendo la corrispondenza tra soldati e parenti, inviando lana ai militari al fronte. Ci sono poi comitati che si prendono cura dei figli dei soldati o che aiutano le famiglie contadine a reperire manodopera vista l'assenza nei campi di mariti e figli. Le risorse arrivano dalla beneficenza dei cittadini o dalle elargizioni, ad esempio, del Monte dei Paschi. L'istituto di Rocca Salimbeni il 1 giugno 1915 decide di stanziare 70.000 lire per contribuire all'assistenza alle famiglie povere dei richiamati. Per tale scopo 40.000 lire vanno alle famiglie nel comune di Siena, 18.000 lire a quelle degli altri comuni senesi, 12.000 lire a quelle dei comuni grossetani. Contributi vanno anche alla Croce Rossa di Siena e ai comitati di preparazione civile e per la patria.
Proprio questi ultimi organizzano, grazie alla disponibilità di privati che mettono a disposizione gli spazi, dei ricreatori per i figli dei richiamati. Già dall'estate del 1915 sono attivi a Siena per i bambini dai 6 ai 12 anni ricreatori in Via Romana, in Fortezza e Costone, con centinaia di fanciulli coinvolti. All'Arniano sorge poi una colonia agricola che accoglie una cinquantina di orfani e profughi. In questo quadro assistenziale ci sono anche preti e suore a dare una mano, come Don Orlandi con il suo ricreatorio Pio II. Complessivamente i cattolici senesi, tra i quali c'è anche chi muore in battaglia, come ricordano gli articoli di giornale dell'epoca, sono molto attivi nell'assistenza in tempo di guerra. L'attivismo davvero a 360 gradi dei cattolici senesi, che vogliono dimostrare che non sono neutrali, o neutralisti ancora peggio, che non sono traditori, non sono disfattisti, non sono contrari alla patria. Intanto a centinaia di chilometri da Siena combattono, versando il sangue per avanzare talvolta di pochi metri, migliaia di soldati senesi, a cui capita spesso di essere protagonisti nella conquista di qualche posizione oppure nel respingimento di attacchi nemici. Lui era artigliere, quindi in artiglieria, era sopra la piana di Asiago, dove ci fu un attacco improvviso degli austriaci. Di questo fuoco lui fu protagonista, credo per 3 giorni di fila, riuscì a fermare l'esercito. A seguito di questo avvenimento lui ebbe un encomio solenne. Nella prima guerra mondiale le medaglie se le guadagnano anche i soldati provenienti dal senese. Fu fortunato, se vogliamo, perché all'interno del suo primo volo di guerra il suo aereo venne attaccato da un aereo austriaco, ci fu un duello aereo e lui, come osservatore con la sua mitragliatrice, riuscì a colpire più volte questo aereo austriaco e ad abbatterlo. Tant'è che per questo atto di coraggio fu decorato con la medaglia di bronzo al valor militare. La guerra combattuta in trincea logora i soldati già stremati dal freddo sul Carso o sulle montagne trentine. Trasportava il mangiare a quelli che erano in prima linea. Ricordava soprattutto il freddo, la neve che non andava via mai, sembrava. Il dormire anche nella neve. Ricordava con terrore quando doveva raggiungere le trincee e invece venivano fermati dalle cannonate. Sul fronte trentino viene inviato un giovane studente della facoltà di medicina dell'Ateneo Senese per fare l'infermiere. Era a metà del suo percorso scolastico, universitario, e fu richiamato. E lui fu mandato, direi con scarsa preparazione, al fronte trentino, cioè sopra Cortina d'Ampezzo, e lì fu mandato come infermiere praticamente. Benedetto Barni fa parte del battaglione degli Alpini Valchisone, comandato dalla senese d'elezione Ettore Martini, che si rende protagonista di un episodio ricordato poi negli anni successivi in alcuni libri e giornali. Sulla cengia del piccolo Lagazuoi, a 2500 metri d'altezza, si verifica una guerra di mine che vede i soldati di Martini resistere agli attacchi austriaci. In particolare, nel maggio 1917, con il battaglione composto quasi totalmente da truppe provenienti dal Monte Amiata, succede qualcosa davvero di singolare. Gli austriaci, sotto questa cengia, mettevano le mine. Scoppiò la prima e questi resistettero, gli italiani. Scoppiò la seconda e lo stesso. E dopo anche la resistenza, dopo la terza mina, Ettore Martini fece suonare la sua fanfara per prendere in giro, per sfida, e questo è rimasto nella storia degli alpini come una cosa mitica, insomma. Tra i senesi c'è chi combatte su più fronti, come Bargagli Petrucci, che con la sua macchina fotografica ci documenta la vita di trincea in più zone. Combatterà nei 4 fronti, quelli più caldi d'Italia, e che sono il Piave, il Pasubio, il Carso e il Tonale. Tra gli artisti senesi al fronte c'è chi svolge particolari ricognizioni. Il pittore Vittorio Zani fu anche lui al fronte con una specializzazione di igieniere particolare, cioè stavano sui palloni, pensate, con quelli che sparavano sotto, e andavano a fare disegni e ricognizione delle posizioni nemiche. Chi ha un marito, un genitore o un figlio
esilio in guerra si aggrappa alla corrispondenza costantemente controllata dalla censura per continuare ad avere un rapporto con il proprio familiare. Nelle lettere dalla fronte, che spesso vengono pubblicate su giornali locali, si raccontano talvolta le azioni più significative senza fornire troppi particolari. Nella maggior parte dei casi si commentano le notizie che giungono dal senese quasi a voler dimenticare il dramma vissuto in trincea. Nell'archivio della famiglia di Silvio Piccolomini, ad esempio, troviamo la corrispondenza tra il conte e il suo piccolo bambino che, aiutato, riesce a scrivere di suo pugno i saluti al padre. Mentre partecipava appunto a questa battaglia, disponeva nonostante questo agli amministratori delle sue fattorie di mandare al palazzo di Pienza i cuccioli degli animali che potevano far divertire, animare i giochi del bambino. Ecco, è stato veramente commovente ritrovare perfettamente conservate tutti i biglietti. I senesi al fronte non si scordano nemmeno della propria contrada. 2 luglio 1916, e questo caiolo, Alberto Petri, scrive alla sua contrada, Monsignor Duilio Bani: sono le ore 18 del 2 luglio 1916. A quest'ora, se non c'era la guerra, cominciavano ad entrare le comparse in piazza. E l'oca correva, mi par di vederla, un bel cavallino bianco, scappatore, che se Sant'Antonio ce lo avesse tenuto dritto, ci avrebbe assicurato la vittoria. E continua poi immaginando la festa che sarebbe stata fatta nell'oca nel caso della vittoria. Tra i soldati in guerra c'è chi riesce a scrivere un diario. C'è in queste pagine un grande spirito di solidarietà con i compagni. Non si legge mai una parola di odio, di acredine contro l'avversario, contro gli austriaci. Semmai una certa disillusione, un certo distacco dai comandi che venivano visti come qualcuno che, come dire, dall'alto mandava questi poveri ragazzi molto spesso a morire allo sbaraglio. Nonostante si festeggi, ad esempio, la presa di Gorizia nell'agosto 1916, suonando il campanone della Torre delle Mangia e improvvisando cortei per le vie cittadine, a Siena, come in provincia, c'è malcontento tra la popolazione generalmente contraria alla guerra. Un grosso malcontento nei confronti della guerra, non soltanto perché c'erano quelli che erano partiti, che erano andati a combattere, che morivano, eccetera, ma anche perché appunto la sopravvivenza in città era difficile. In più poi c'è il problema delle campagne, dove appunto, essendo andati via tutti i contadini, i giovani erano andati via, la situazione era tremenda. Con la partenza degli uomini, nelle campagne vengono a mancare contadini e braccianti. Furono per esempio le donne che dovettero nei poderi fare i lavori che prima facevano gli uomini. Nel 1916 il Consiglio Comunale di Poggibonsi fa voti perché il governo accordi un limitato numero di esonerati dal servizio militare, in modo che ogni famiglia colonica abbia almeno un uomo valido per la conduzione del potere. Questa delibera viene inviata a tutti gli altri comuni perché la facciano propria. Ma nel frattempo la prefettura di Siena dirama una circolare che ricorda come questa materia sia di competenza del governo, invitando i comuni a non prendere simili delibere che potrebbero generare aspettative o suscitare agitazioni deplorevoli. In città le cose non vanno meglio. Alcuni negozi, come le due oreficerie Balek, chiudono per la partenza per il fronte del titolare e dei commessi. Anche il Monte dei Paschi ha 90 dipendenti richiamati. Di questi, 4 muoiono e 3 tornano mutilati. La sostituzione avvenne tramite l'entrata al Monte dei Paschi di giovanissimi, appena diplomati all'istituto tecnico. Se poi tornavano quelli, i vecchi, insomma, diciamo, e allora dovevano andare via, a meno che non avessero vinto un concorso. Ecco, interessante anche il fatto che proprio in questo periodo al monte furono assunte le prime 2 donne. Sul finire della guerra viene istituito il servizio volontario civile, che permette alla gente di mettersi a disposizione per impieghi anche parziali in uffici pubblici, fabbriche o aziende private. Ci sono senesi che si offrono di lavorare gratuitamente, mentre altri chiedono un compenso. A Siena pure gli studenti della scuola tecnica rispondono all'appello, sono disposti a lavorare gratis per alcune ore alla settimana per aiutare il paese. Negli anni del conflitto, da tutta la provincia sono migliaia le richieste di dispensa o di congedo dal servizio militare. Autorità locali che si trovano investite
con la guerra di compiti del tutto nuovi. Si trovano centinaia di lettere inviate dal sindaco come intermediario della popolazione ai distretti militari, al Ministero della Guerra, per chiedere esoneri, licenze, sussidi per le famiglie dei richiamati. I comuni, i sindaci si trovano proiettati dall'anonimato della vita di provincia al centro dei meccanismi della mobilitazione civile. Il comune di San Quirico d'Orcia riesce a far restare l'unico becchino presente in paese. Parere favorevole all'esonero viene espresso anche per il meccanico del mulino a vapore di Buonconvento, ma nella maggior parte dei casi le domande vengono respinte. Tanti padri di famiglia provano a tornare a casa anticipatamente dal fronte. Il sindaco di Gaiole chiede ad esempio il ritorno di un soldato vedovo che ha due bambini. Parere favorevole al congedo viene dato poi per un altro militare vedovo con famiglia povera di Chianciano. Pure in questi casi sono tante le domande respinte perché si dimostra come i figli possano essere accuditi dai parenti. Piccole, drammatiche storie familiari che si sommano alla tragedia della guerra, dove in trincea non c'è da avere solamente paura del nemico. Anche i senesi sono testimoni di terribili punizioni. Diceva sempre: io, se ricordo le decimazioni, non ho qui più paura di niente, perché quella era una paura terribile. Molti diari sono scritti dopo. Questo di Giuseppe Betti, che era nato a Siena nel 1894, a un certo punto parla di soldati, suoi commilitoni, che sono richiamati in trincea. Ed ecco allora la ribellione. E ci fu uno scambio di fucilate, pagando il male fatto tre soldati con la fucilazione. Furono fucilati subito come punizione. Raggiunto da una condanna, tra i senesi al fronte c'è anche chi sconta una pena. Sul San Michele successe, lui si esprime dicendo, un putiferio dentro alle cantine, e con le baionette qualcuno stappava le bottiglie e bevevano perché si doveva andare in prima linea. Lui ha sempre detto che lui non ha fatto niente, però fu accusato, sia stato detto: viva la Russia, abbasso la guerra. L'hanno fatto poi il processo e l'hanno condannati. Poi lui fu mandato in diverse località. Nell'ottobre 1917 la notizia della disfatta di Caporetto con l'invasione austriaca e tedesca del Friuli e di parte del Veneto, con la ritirata italiana fino al Piave, piomba su Siena. È descritto con grande precisione il rientro di queste truppe mischiate alla popolazione locale, decine di migliaia di persone che in mezzo al fango, alla pioggia battente, attraversavano fiumi o strade completamente distrutte. L'esercito è allo sbando e migliaia di soldati italiani, tra cui tanti senesi, sono fatti prigionieri. In quei drammatici giorni che vedono il generale Diaz subentrare al posto di Cadorna al comando, è difficile sapere qualcosa sulla sorte dei propri cari. Per coloro che hanno attraversato il Piave è più semplice comunicare con la famiglia. Fabio Bargagli Petrucci invia quotidianamente cartoline alla moglie con la speranza che le arrivino. «Sto bene di salute, spirito alto», scrive il 1 novembre. «Sono in marcia», scrive il 2. E il 4 novembre riesce a telegrafare due parole che riempiono di gioia la famiglia in ansia. «Sto benissimo». E lui scrive così a mio padre: «Puoi immaginarti il nostro dolore quando abbiamo dovuto abbandonare le nostre posizioni? Pensa all'impressione nostra nel ripassare l'Isonzo e il Tagliamento e finalmente anche il Piave». E qui dice: «Ricorda Guido, mio padre, questa grande sventura del nostro paese, dalla quale dovrà sorgere una generazione, la tua, che raccogliendo il frutto dei nostri sforzi e delle lacrime e del sangue nostro farà grande illustre l'Italia». Chi invece è finito in un campo di concentramento austro-ungarico o tedesco deve fare i conti con la fame, specie se non è ufficiale, e le difficoltà di comunicazione con la famiglia. A Celle Lager, prigioniero, dove trovò 13 ragazzi di Siena. Riuscirono a sopravvivere abbastanza bene e lì ebbe delle conoscenze importanti, per esempio Gadda. In seguito alla disfatta di Caporetto, la Croce Rossa è il punto di riferimento anche a Siena e provincia per le famiglie che vogliono mettersi in contatto con i propri parenti prigionieri. Furono stampati
delle cartoline secondo gli standard internazionali che andavano, venivano mandate tramite Croce Rossa ai vari campi di prigionia per poter avere le notizie. Fu fatto questo servizio di invio di pane e di altri beni, come potevano essere indumenti di lana o tabacco. Un soldato che aveva ricevuto a Mauthausen un messaggio dalla famiglia di Castellina in Chianti. Vi si legge: abbiamo vendemmiato e il raccolto è stato poco, cioè 40 some. A tutto si rimedia fuori che alla morte. Un messaggio di incoraggiamento, un messaggio che veniva dalla campagna da cui era partito. Per diversi mesi il governo italiano sospende l'invio di pane oltre confine perché sostiene che potrebbe avvantaggiare il nemico. Molti prigionieri italiani quindi muoiono di fame data la scarsità di alimenti in Austria o Germania. I soldati nei campi di concentramento, quando scrivono alle famiglie, fanno intendere con messaggi in codice di cosa hanno bisogno. E chiaramente non poteva dirgli: qui mi fanno patire la fame, perché le lettere venivano censurate, anche nel libro io ce ne ho tante con le righe nere di censura. Ecco, allora lui, scrivendo alla famiglia, diceva: salutatemi il Magrini, oppure salutatemi il Cateni, che era il forno, no? E quello voleva dire ovviamente che gli mandasse roba da mangiare. Anche a Siena si costituisce la Lega fra le famiglie dei militari prigionieri, mentre il Monte dei Paschi permette ai cittadini di inviare le rimesse di denaro ai parenti prigionieri. Intanto alcuni senesi internati in Germania, patendo la fame, hanno un'idea davvero originale. Disse: allora si fa il menù, un menù senese che gli faceva venire l'acquolina in bocca, e stettero lì quasi 2 ore perché discutevano su com'era questo, su che cosa bisognava metterci per farlo venire meglio. Ci passarono un paio d'ore e dice babbo: mi sembrava di mangiarla. Sul menù poi nel retro lo firmarono e il capitano Memmi ci scrisse: concives et fratres sumus. A seguito della disfatta di Caporetto, i senesi devono gestire un'altra emergenza: l'arrivo di migliaia di profughi dalle terre friulane e venete occupate dal nemico. All'inizio di questo documentario abbiamo parlato della presenza nel Senese di centinaia di profughi dai paesi nei dintorni di Gorizia conquistati dagli italiani. Dal novembre 1917 le cose cambiano: ad arrivare sono i connazionali che hanno abbandonato in tutta fretta le proprie case durante la ritirata delle truppe italiane verso il Piave. Per assistere queste persone vengono organizzate fin da subito sottoscrizioni pubbliche. Il 4 novembre il sindaco di Siena Delci fa un appello alla popolazione perché contribuisca come può. Tutti i comitati si attivano per l'assistenza ai fratelli friulani. Sui giornali compaiono i nomi dei senesi che offrono denaro, indumenti, biancheria, palazzi o posti letto. Il ricreatorio Pio II apre le porte ai figli dei profughi facendoli divertire con giochi di gruppo e ginnastica. L'asilo Policarpo Bandini a Siena accoglie diversi bimbi che vengono seguiti da maestre profughe. Come dimostra questo rapporto da Poggi Bonsi, la depressione post Caporetto nella popolazione aumenta, vedendo arrivare anche in provincia friulani e veneti. Sui giornali compaiono spesso liste di nominativi di profughi che hanno perso le tracce dei parenti scappati con loro durante la ritirata. È un dramma nel dramma. Madri che cercano figli, figli che cercano genitori, mariti che cercano mogli e viceversa. Nella segreteria arcivescovile viene allestito inoltre un apposito ufficio per le famiglie profughe che, tramite la Santa Sede, vogliono mettersi in contatto con i parenti rimasti nelle terre invase. I sussidi ai profughi vengono corrisposti nella sede del comune di Siena ogni 15 giorni. Al Monte dei Paschi, lo sportello numero 9 dell'agenzia centrale viene adibito alle esigenze dei friulani e veneti che possono prelevare denaro dai libretti bancari emessi dalle casse di risparmio profughe. Infatti, in quelle settimane, dalle terre invase o a rischio invasione fuggono anche gli enti, le amministrazioni pubbliche e le banche. Il Monte dei Paschi ospita per un anno il Banco di San Marco in un proprio locale. Se da una parte c'è chi aiuta ed accoglie nella migliore dei modi questa gente arrivata dal nord-est, dall'altra c'è chi non la vede di buon occhio. Il fenomeno dei profughi viene vissuto dalla popolazione locale con un misto di ammirazione da una parte,
o comunque di volontà, di assistenza, di appoggio a queste popolazioni, ma dall'altra parte anche con un atteggiamento di diffidenza, quando non di paura. Anche perché l'arrivo dei profughi viene spesso collegato a delle emergenze di tipo appunto igienico-sanitarie. Articoli di giornale criticano, in quei mesi, la decisione di internare a Siena alcuni sudditi nemici che non si riguarderebbero dal manifestare il loro tedeschismo e austriachismo. Nel senese arrivano anche centinaia di soldati nemici fatti prigionieri dagli italiani che sono impiegati come lavoratori nelle miniere, nei campi e nelle fabbriche del territorio. Questi uomini vengono assegnati a vari distaccamenti sparsi in tutta la provincia. La Commissione per la Vigilanza Sanitaria, nei propri rapporti durante le visite ispettive, descrive cosa non va. Nei distaccamenti di Sovicille, Cetinale e Orgia, molti prigionieri hanno i capelli lunghi e il sapone scarso. Affollamento nei dormitori si registra a Radi, vicino Monteroni d'Arbia, a Radda, a Tocchi, a Curiano e a Vescona, dove in quest'ultimo caso i pagliericci sono sporchi e a terra. Al distaccamento di Spannocchia, di Chiusdino, bisogna anche intensificare le pratiche di spidocchiamento e il bagno saponato caldo. Al distaccamento di Belcano, Murlo, in cui mancano le lenzuola, serve infine una caldaia per la bollitura della biancheria sporca. A Cetinale il vitto è insufficiente, specialmente il pane, in rapporto alle 10 ore di lavoro. I vari comuni scrivono alla prefettura se nei propri territori c'è bisogno di questo tipo di manodopera. Poggibonsi risponde di no perché i contadini sono diffidenti. A Colle Valdelsa i carabinieri sconsigliano di impiegare nella vetreria valdelsana i prigionieri specializzati nella lavorazione del cristallo di Boemia perché potrebbero sottrarre il lavoro agli operai della zona. Alle miniere di Pienza c'è invece posto per 100 prigionieri. Anche l'amministrazione provinciale chiede 100 uomini per lavori di movimentazione terra per la costruzione della strada Poggibonsi-Certaldo. Per tutto il periodo del conflitto, anche a Siena e provincia si raccolgono i soldi per il prestito nazionale di guerra. Nasce pure un comitato per la propaganda, specie dopo la disfatta di Caporetto, quando la parola d'ordine è resistenza. Il Monte dei Paschi, che nel 1917 vede Alfredo Bruchi diventare provveditore, è impegnato fin dal primo prestito del giugno 1915 a raccogliere il denaro da cittadini, enti e organizzazioni. Si stampano volantini e cartoline, si affiggono manifesti tricolori per pubblicizzare le modalità di adesione, si danno aggiornamenti continui sulla stampa sull'ammontare raccolto a Siena e provincia. Nella didascalia di questa vignetta della Gazzetta si legge: tra questa gente che salir vedete a consegnare al monte il capitale c'è il socialista, il moderato, il prete, il massone e il liberale. Tutti, d'ogni partito e religione, affrettano la pace alla nazione. Compaiono anche appelli dove si legge: sottoscrivere al prestito è un dovere nazionale, effettuare le proprie sottoscrizioni al Monte dei Paschi è un dovere civico. Solo sottoscrivendo per tale tramite le popolazioni della provincia di Siena procureranno al loro glorioso istituto un nuovo titolo di benemerenza e di onore. Sono tante le iniziative organizzate in giro per il senese per invogliare la gente a consegnare i risparmi. L'azienda che gestisce le miniere di mercurio della Monte Amiata di Abbadia San Salvatore, per esempio, anticipa ai propri operai interessati i soldi per acquistare le cartelle del prestito nazionale. Intanto, nell'agosto 1918, Siena si affida alla Vergine. L'immagine della Madonna del Voto viene in processione portata fuori dalla cattedrale. L'arcivescovo Scaccia, rivolgendosi alla Madonna, le chiede di difendere i confini d'Italia. A Siena si fa davanti alla protettrice della città, perché la patria si identifica con la patria locale. Di lì a poco la guerra finisce. Con l'avanzata sulle Piave, la battaglia vittoriosa di Vittorio Veneto, con la successiva conquista di Trento e Trieste il 4 novembre 1918, l'Italia sconfigge l'Austria-Ungheria. Alle 3 ci danno l'ordine che non si spara più perché sono cessate le ostilità, è stato firmato l'armistizio, però si va sempre avanti, si marcia senza mangiare, stanchi ma contenti che è finito di fare la guerra. Si esprime così col suo dialetto. È festa. I senesi si riversano nelle strade.
In Piazza Indipendenza si radunano migliaia di persone e poco dopo parte un corteo che, attraversando il centro, arriva alla Lizza sotto la statua di Garibaldi. La città festeggia subito, suona il campanone, sono tutti doppi di tutte le campane della città e si nascono dei cortei spontanei in cui si uniscono tutte le associazioni con le contrade, appunto i negozi vengono chiusi per festeggiare. La cattedrale di Siena è gremita per il Te Deum di ringraziamento per la fine del conflitto e le cronache dell'epoca raccontano di come l'organista chiuda la cerimonia tra lo stupore dei presenti suonando la Marcia Reale. Si festeggia a distanza di pochi giorni anche l'armistizio con la Germania. Si chiudono i negozi e la gente va nelle piazze. In ogni paese compaiono tricolori ovunque. Si comincia subito ad intitolare strade a Trento e a Trieste e non mancano altri provvedimenti. Provvedimenti vari che vengono attuati per solennizzare la vittoria, ad esempio che alcuni tratti di strade venivano intitolati a Trento, a Trieste, la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Vittorio Emanuele Orlandro, quindi illustre capo del governo, la cittadinanza onoraria anche a Sidney Sonnino e ad Armando Diaz. L'8 novembre si riunisce la deputazione amministratrice del Monte dei Paschi che delibera varie elargizioni per festeggiare la vittoria. In particolare prende una decisione che avvantaggia tanti senesi bisognosi. Il Monte dei Paschi, con il Monte dei Pegni che era il braccio armato della banca, decide di restituire a tutti i cittadini senesi i beni di prima necessità che avevano messo in pegno. Il Monte dei Paschi restituisce macchine da cucire, restituisce letti, restituisce materassi, si restituisce vestiario, quindi evidentemente molti cittadini senesi erano veramente in una situazione disperata. La fine della guerra con le successive manifestazioni pro Dalmazia e Fiume coincide con l'esplosione dell'epidemia di influenza spagnola che ammazza tanta gente, come dimostrano i rapporti dell'epoca dei medici senesi. Non c'era niente per curarle, c'era pochissimi farmaci, non c'erano antibiotici ancora, non c'erano sulfamidici ancora e quindi la gente moriva. Tra la fine del 1918 e l'inizio del 19, il Comitato Pro Liberati e Liberatori di Siena e Provincia aiuta le popolazioni di alcuni paesi veneti occupati dopo Caporetto dal nemico. In queste località, prossime alla zona di guerra, la gente ha perso tutto e trova solo rovine. Siena si attiva quindi per portare in Veneto cibo, indumenti e altro materiale. Queste immagini ci mostrano come sono oggi 5 comuni che hanno ricevuto l'assistenza dei senesi. Si tratta di Vazzola, di Codogné, di Gaiarine, di Mareno di Piave e di Santa Lucia di Piave. Qui, nel 1919, giungono gli aiuti della provincia di Siena. Oltre 4 vagoni colmi di roba arrivano sul posto. Il presidente della commissione locale che gestisce la distribuzione del materiale invia un caldo ringraziamento ai senesi. Durante l'assemblea del comitato locale a Vazzola più volte si levano gli evviva alla benefica Siena. Proprio in città, il 2 luglio 1919, si corre il Palio della Pace che viene vinto dal Leocorno. Prima della corsa, in una piazza gremitissima con il tutto esaurito negli alberghi, alfieri e tamburini delle 17 contrade danno vita alla sbandierata della vittoria. La sbandierata finale collettiva in onore dei militari che appunto avevano avuto, quelli che erano agli ospedali, si potevano muovere, una serie di palchi di onore speciali, quindi il palio in qualche modo era dedicato a loro e quindi viene fatta questa sbandierata che poi è talmente bella, talmente suggestiva che verrà ripetuta e rimarrà poi nell'ambito della tradizione della storia del palio. Intanto, oltre ai mutilati, tra i soldati senesi che tornano dal fronte c'è chi ha traumi o problemi di salute. Subì lo scoppio di una granata molto vicina che lo seppellì, perché Nabucco non ebbe ferite gravi, però questo incidente gli procurò poi una malattia irreversibile che si andò aggravando, lo rese completamente inabile. Volando a bassa quota ovviamente era più facile essere colpiti da fucili, mitragliatrici e furono abbattuti ben 2 volte gli aerei su cui volava mio nonno. La prima volta cadde alle pendici del Monte Grappa, la seconda volta riuscirono a tornare all'aeroporto ma alla fine schiantarono durante la fase d'atterraggio. Furono eventi che non gli provocarono dei danni immediati, però secondo anche il dottore che l'ebbe in cura fino al momento che morì nel 39, sicuramente gli provocarono degli scompensi cardiaci che poi sul lungo periodo ovviamente lo portarono alla morte. Ma in tanti non tornano perché caduti o dispersi.
Siamo su poco più di 6.000 caduti, su poco meno di 60.000 chiamate alle armi, quindi una media di 1 su 10, circa l'11 per mille della popolazione totale, ma con forti differenze se si vanno a vedere i dati relativi ai diversi comuni. Si va da un 8 per mille di caduti sulla popolazione totale di un comune come Trequanda al 27 per mille sulla popolazione totale di un comune come Ladda. Ci sono famiglie senesi che non hanno mai più ritrovato il corpo del proprio caro caduto in battaglia. La quasi certezza è sarebbe caduto. Questo lui lo dice nella lettera alla mamma. Ce ne furono sicuramente tre, a quello che abbiamo saputo dopo, che hanno perso la vita contravvenendo ai suoi ordini, cercando di recuperare il suo cadavere e di riportarlo nella trincea. Non si è più ritrovato, fu data la medaglia d'argento. Altri senesi muoiono dopo la prigionia. Alla fine si è trovato, nel 17, dopo Caporetto, sul Piave, a difendere una testa di ponte, mentre gli altri si ritiravano. I suoi compagni fecero saltare il ponte per ostacolare l'avanzata, finché, come dice la motivazione, esaurite le munizioni, cadde prigioniero. Fu portato in un campo di concentramento e organizzò una fuga con un tunnel, eccetera, eccetera. Però furono scoperti e poi portati in Ungheria, in una fortezza, con una prigionia molto più dura. Finché lì li raggiunse la notizia dell'armistizio. Presero dei treni e tentarono di tornare in patria. Arrivato a Belgrado fu colto da febbri, pensiamo che sia la spagnola, ed è morto il 14 novembre. Muore in guerra, guadagnandosi la medaglia d'oro al valore, il capitano Arturo Pannilunghi di Siena. Durante un improvviso attacco nemico con gas venefici, rimasto solo lui al posto di comando, aiuta il proprio colonnello asfissiato e conduce in salvo la bandiera del reggimento tra atroci sofferenze che lo portano, dopo 4 giorni, alla morte. La memoria dei caduti diventa subito una priorità. Il primo elemento di memoria dei caduti ha un'origine familiare, domestica, che racconta il modo in cui la persona è morta, il luogo, a quale reggimento apparteneva. Sono veramente alcune pietre tombali che potreste per esempio andare a vedere nel piccolo cimitero di Monteliscai. Non sono una memoria appunto retorica o bolsa come quella che sarà negli anni successivi. La misericordia incarica lo scultore Bianconi di realizzare un grande monumento ai caduti che viene collocato nel Camposanto Monumentale. Sempre in quel cimitero compaiono tombe commissionate ad esempio allo scultore Trapassi da famiglie abbienti. E Trapassi aveva la capacità, era bravissimo nel raffigurare le fisionomie delle persone, cioè rendendole nel bronzo molto somiglianti alla realtà. E questa capacità venne usata, venne sfruttata dalle famiglie dei ragazzi caduti di vedere un monumento, ve lo sono permettere, del ragazzo morto somigliante a come era stato da vivo, insomma. Altri scultori, tipo Corsini, Bianconi, furono privilegiati per fare monumenti allegorici. Anche il Partito Socialista, a suo tempo contrario alla guerra, organizza iniziative per commemorare i proletari caduti. Ovunque, a Siena come in provincia, si installano lapidi. Soprattutto lapidi che sono in tutte le contrade, in tutte le associazioni. Sicuramente era una cosa che aveva sconvolto la città. La memoria della Grande Guerra interessa ogni borgo, ogni angolo del territorio senese. Vengono inaugurati monumenti a caduti dove sono riportati i nomi dei concittadini morti. Nascono dei comitati che raccolgono il denaro per realizzare un'opera che ricordi il sacrificio di tanti soldati che hanno perso la vita. Viene infine stampato il volume Luce di Scomparsi per raccontare la storia di centinaia di senesi caduti nel conflitto. A Siena invece si vuole costruire un asilo monumento, un luogo che tramandi la memoria sul sacrificio dei soldati caduti, ma che al contempo sia fruibile, sia vissuto dalle nuove generazioni. L'asilo monumento venne costruito tutto a spese dei cittadini e del Monte dei Paschi, che dette un contributo importante. L'asilo è inaugurato alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Si fa un asilo monumento. E questo è abbastanza originale. Viene inaugurato nel 1924 e Piero Calamandrei, che insegnava allora all'università, fa un discorso che è veramente molto molto bello, contro la guerra.
Legatissimo a Montepulciano, Piero Calamandrei, che nel dopoguerra tiene più di un'orazione per onorare i caduti, conosce bene la tragedia del primo conflitto mondiale. Lui stesso è al fronte per 3 anni, è tra i primi ad arrivare a Trento abbandonata dagli austriaci e attraverso le lettere che scrive all'amata fidanzata Ada ci fornisce uno spaccato su quell'esperienza raccontando la quotidianità al fronte. Sempre negli anni 20, intorno alla fortezza di Siena, sorge il Parco della Rimembranza. Vengono piantati lecci, uno per ogni soldato caduto in combattimento nella Grande Guerra. Piantiamo gli alberi solo per chi è caduto in combattimento. E quindi c'era questa selezione, come se cadere per una fucilata fosse più onorevole che morire perché hai preso una polmonite. Ogni albero nel Parco della Rimembranza è una storia, è un nome di un senese morto in guerra. Storie oramai quasi del tutto dimenticate, ma che possono riaffiorare grazie ad esempio a registri del distretto militare conservate all'archivio di Stato di Siena, dove chiunque può recarsi e magari trovare qualche scarna informazione su un proprio parente soldato nella Grande Guerra. E questo fondo del distretto militare, per ciascuna persona lì c'è anche proprio l'uomo comune, che almeno c'è una storia, seppur minima, perché dice dove, quando sono entrati nell'esercito, quando sono stati richiamati, i fronti che hanno, dove sono stati mandati, se sono stati feriti, se sono stati rimpatriati, se hanno goduto di licenze, se hanno avuto medaglie, insomma delle piccole storie. Di questa memoria dei soldati caduti nella Grande Guerra, negli anni 20 e 30 si impossessa il fascismo per esaltare la grandezza della patria e il militarismo. Proprio durante gli anni della dittatura nascono o vengono ristrutturati i grandi sacrari che ancora oggi possiamo visitare. Questi monumenti contengono anche resti di tanti senesi morti nel primo conflitto mondiale. Oggi, a 100 anni di distanza da quegli avvenimenti, in questi luoghi sventola pure la bandiera europea. Popoli che fino a qualche decennio fa si facevano la guerra, oggi fanno parte della stessa Unione. Tracce di senesi morti nella Grande Guerra le troviamo anche a molti chilometri di distanza da noi, facendoci capire come quel conflitto abbia coinvolto davvero tante nazioni. Salonicco, Grecia. In questo cimitero militare italiano, ad esempio, riposano alcuni senesi. Camminando rintracciamo nomi e cognomi che ci riportano alla provincia di Siena. Questa è la tomba del colonnello Garimeno Dei, nato nel 1868 a Siena. Quest'altra è del soldato Agostino Lenzini, venuto al mondo nel 1891 a Buonconvento. Quest'altra ancora è del soldato Antenore Gennai, nato nel 1885 a Colle Valdelsa. Riposa qua anche il soldato Silvio Orlandini, nato nel 1897 a Gaiola in Chianti. Tante tombe, lontane dal nostro paese, che testimoniano la presenza degli italiani anche sul fronte greco della Grande Guerra. Visitare i paesini dell'altopiano d'Asiago o del Trentino, osservare le celesti acque dell'Isonzo nei pressi di Gorizia oppure passeggiare lungo il Piave ci rimandano a quegli aspri combattimenti di 100 anni fa dove centinaia di migliaia di uomini e di ragazzi persero la vita. Tra loro, 6.000 senesi. Carissima zia, da 2 giorni sono in trincea a 1800 metri di altezza con 2 metri di neve e non le dico altro. Zio carissimo, i monti non fanno paura quando si sente nell'animo la forza del dovere e l'amore della patria. Carissimi, stando qui si assiste ad uno spettacolo indimenticabile perché i grossi proiettili passano sempre sul campo e non sempre cadono lontani. A te, mammina, penso sempre sempre. E vorrei, come spero, poterti presto riabbracciare. Carissima mamma, sono in trincea e le scrivo standomene tutto rannicchiato in questa piccola buca costruita di sassi sovrapposti a sacchetti pieni di terra. Cara mamma, poco ho da dirti se non che mi piace avanti di morire trattenermi ancora con te, ringraziarti dell'affezione che hai avuto per me, dell'educazione che mi hai data. Mamma, confida in Dio. Occorre necessariamente che tu preghi anche e specialmente per questa mia anima, la quale se si dovesse staccare dal corpo voli nelle mani del suo sommo fattore. Mamma cara, ricordati che fino all'ultimo istante ho fatto il mio dovere da buon italiano e che ho sacrificato la mia vita volentieri per il bene e l'amore della nostra santa causa.